Buongiorno a tutti quanti ragazzi e bentornati nel mio canale. Oggi facciamo un video leggermente diverso, video che nasce da un sondaggio fatto su Instagram, un sondaggio dove chiedo se la colazione migliore è, in questo caso, cioè, quale colazione è migliore tra 6 uova intere e mezzo chilo di frutta. Ovviamente ne ho approfittato del preconcetto esistente sulle uova e il colesterolo e l'ho messo a fianco quella che è ritenuta una colazione sana, quindi la frutta in questo caso. Prima di iniziare ovviamente iscrivetevi al canale e mettete like se il video vi piace. Bene, allora la risposta qual è? Partiamo così subito. La risposta sono le uova. Le uova ovviamente è più sano mangiare 6 uova, ma anche se sono intere, sì. 6 uova sono più sane, 6 uova intere sono più sane da un punto di vista metabolico, calma, che mezzo chilo di frutta. Ovviamente stiamo mettendo da parte tutti quanti i problemi che possono essere legati alle dislipidemie, ovvero ai livelli alti di colesterolo, specialmente a livelli alti di colesterolo geneticamente prestabiliti. Però invece non stiamo se ci riferiamo invece a condizioni viceversa, se ci riferiamo a condizioni fisiologiche, quindi condizioni dove vogliamo un metabolismo più efficiente, dove vogliamo essere più magri, dove vogliamo non avere poi così tanta fame e non cadere in binge eating, 6 uova a colazione intera sono ottimali. Perché sono ottimali? Allora partiamo un attimino dalla colazione della frutta. Allora, mezzo chilo di frutta a colazione, a dire la verità, non è una cosa che dovete proprio evitare, anzi, in determinati contesti ci può stare. Sicuramente mezzo chilo di frutta è meglio che mangiarsi con le brioche a colazione e quindi è sicuramente ottimale che scegliete di cambiare la vostra colazione schifosa con questa colazione qua per un limitato periodo di tempo, fino a che poi decidete di avere un miglioramento ancora maggiore e quindi cambiare ulteriormente colazione e mettere una colazione proteica. Mezzo chilo di frutta a colazione può essere utilizzato anche in questi periodi detox, quindi sempre in un contesto di cambiamento, di dare al nostro corpo stimoli diversi. Ed è il caso ad esempio delle persone che si mangiano tante uova a colazione. Fare una volta a settimana o anche 3 volte al mese una colazione con uova quando precedentemente si davano esclusivamente proteine, scusate, una colazione con frutta quando precedentemente serve una colazione prevalentemente proteica, va bene per aumentare i livelli di potassio, per aumentare i livelli di vitamine, va bene da un punto di vista digestivo, è più facile da digerire e va bene in un contesto, ripetiamo, detox, perché comunque non avete il peso del grasso e delle proteine, quindi l'intestino riposa un po'. Come sappiamo è molto più facile assimilare e digerire prima, assimilare poi la frutta, il fruttosio, il glucosio presente nella frutta, che ovviamente le proteine e i grassi. Ma il fatto che sono più difficili da digerire non vuol dire che fanno più male o che fa più bene la frutta, quindi mi raccomando, perché noi dovremmo avere uno stomaco che sta bene, un intestino che sta bene e che digerisce tutto. Se poi avete problemi digestivi e quindi ce la fate digerire male le proteine, non è colpa delle proteine, siete voi che avete dei problemi e in questo caso qua vanno fissati con degli integratori che aumentino la quantità di acido, fissato con gli enzimi digestivi, fissato cercando di capire che cosa non funziona nel vostro intestino, perché non sono le proteine e i grassi che non funzionano, ma ripeto, siete voi, va bene? Chiusa parentesi, perché la frutta non va poi così tanto bene, quindi usciti da un contesto dove ogni tanto si mangia la frutta a colazione piuttosto che le proteine e usciti da un contesto dove si decide di cambiare cornetto e brioche con cornetto e cappuccino con invece la frutta, perché non va bene? Sono 3 i motivi. Prima di tutto, 1. La frutta non vi dà quella sazietà che è data da una colazione con grassi e proteine. Questo semplicemente perché, come abbiamo detto prima, ci sono zuccheri semplici. Quindi si ha ovviamente un'elevata glicemia che aumenta, un elevato picco insulinemico, vabbè, che aumenta, e automaticamente in molto poco tempo, mezz'oretta, un'oretta, la glicemia torna giù a livelli più bassi di prima e voi avete ancora fame. Ed è quindi molto semplice cadere in quei binge eating, cadere in quella che non è proprio una brain fog, cioè insomma deconcentrazione o mancanza di concentrazione, però comunque in quella condizione che insomma sarebbe meglio evitare e in quella condizione dove sarebbe più piacevole essere un attimino più reattivi e attivi, cosa che non succede ma che invece succede dopo un adattamento con una colazione con grassi e proteine. Numero 2, il fruttosio presente nella frutta. Sebbene comunque il fruttosio non sia il diavolo, non è un demonio il fruttosio, fruttosio comunque ci sta, non è che non dovete mangiare frutta perché c'è il fruttosio, dopo vi deprivate anche degli effetti positivi della frutta, quindi il fruttosio non è il male, a meno che non si stia parlando di high fructose, quindi caramelle, candy, barrette, cazzate con sciroppo di fruttosio, che in quel caso lì sì che fa assolutamente male.
però non va male. Perché va male il fruttosio? Va male per la componente di sazietà di cui abbiamo parlato poco fa, collegata anche con l'iperglicemia e poi l'ipoglicemia reattiva. Semplicemente perché il fatto di avere elevati livelli di fruttosio non vi permette la produzione di leptina. La leptina è un ormone prodotto dal tessuto adiposo in condizioni fisiologiche. Ovviamente più tessuto adiposo avete, più leptina producete. Meno tessuto adiposo avete, quindi meno grasso avete, meno leptina producete. A cosa serve avere la leptina? Serve per capire effettivamente quanto grasso avete. Quanto grasso avete, quindi automaticamente cercare di capire quanto è il caso di avere fame o non avere fame. Perché ovviamente se le riserve di grasso si svuotano, vuol dire che io devo avere fame per ribilanciare la cosa e riaccumulare. Ovviamente il nostro cervello, il nostro metabolismo è bloccato all'era paleolitica, alla preistoria, e quindi è normale che quando si svuotano le riserve di grasso non è proprio piacevole, motivo per cui una volta che voi dimagrite e state per dimagrire iniziate a avere fame e gli attacchi di fame, fino a che, e questi attacchi di fame finiscono poco dopo che avete smesso di accumulare. Quindi semplicemente, tendenzialmente, ogni volta che voi finite una dieta, se non avete obiettivi e avete attacchi di fame durano fino il ripristino del grasso di prima più un po', quindi siete sempre un po' più grassi. Che merda. Vabbè, a parte questo schifo, effettivamente qual è il problema? Il problema è che la leptina non solo vi serve come termostato sulla base di quanto tessuto adiposo avete, quindi in cronico, ma vi serve anche in acuto. Eh sì, perché effettivamente la produzione di leptina si ha anche una volta che fate un pasto con X calorie. Quindi un pasto buono che va a racchiudere, che va a rappresentare le calorie che per il vostro corpo vanno bene in quel determinato frangente, quindi che riempiono bene il vostro stomaco, vi aumenta la produzione di leptina, che va nel cervello, va nell'ipotalamo e dice: ehi, questo tizio qua ha mangiato abbastanza. E dopo vi dico anche perché questa cosa va bene. Il fruttosio non permette l'aumento di leptina, quindi oltre a comunque avere fame poco dopo a causa della glicemia e dell'insulina, non avrete una sazietà importante, quindi probabilmente mezzo chilo di frutta e basta, tante volte non vi basterà. Punto 3, connesso al fruttosio, quindi parliamo comunque di fruttosio. Il punto 3 è un punto un po' del cazzo ed è anche, diciamo, connesso con la preistoria, connesso con i comportamenti che aveva l'uomo migliaia di anni fa, decine di migliaia, centinaia di migliaia di anni fa, ed era il fatto che comunque la frutta non era molto disponibile, e quando era disponibile bisognava accumulare grasso il più possibile. E infatti che cos'è che ha deciso la natura? La natura ha deciso di dare al fruttosio una priorità sulla lipogenesi, quindi sulla genesi di tessuto adiposo. Una priorità che da un punto di vista biochimico si chiama fruttochinasi, è epatica, quindi è nel fegato. E cosa vuol dire? Vuol dire che se quando mangiate fruttosio, questo fruttosio in parte va nella glicolisi e in parte diventa fruttosio 1-fosfato, che non può essere controllato questo meccanismo, quindi diventerà molto fruttosio 1-fosfato perché non c'è niente che lo blocca, non c'è niente che blocca questo enzima, neanche l'accumulo di acetil-CoA, neanche l'accumulo di energia, e dunque voi preferenzialmente accumulate grasso, fate glicolisi incontrollata e poi fate lipogenesi, quindi sintesi di tessuto adiposo, o di trigliceridi, se vogliamo metterlo. Un pochino come il meccanismo della chetogenica, il meccanismo che trasforma il fruttosio in energia, non è controllato, quindi voi ingrassate con molta più probabilità. Bene, questi sono i motivi per cui il fruttosio, o comunque 500 grammi di frutta, non è bene, ok? O comunque è peggio rispetto a 6 uova intere. E adesso parleremo di uova intere nel prossimo video, anche perché sennò diventa troppo lungo e la gente non segue. Ciao a tutti ragazzi, vi mando un forte abbraccio.